Barney? Ascolta, figlio mio. Barney, basta con la testa fluttuante come nella fortezza della solitudine di Superman. Chiaro? È roba vecchia ormai. La uso solo quando devo dire cose di importanza straordinaria. L'ultima volta l'hai usata per dirmi che da Wendy c'è l'hamburger doppio bacon piccante. Esatto. E adesso ascolta, figlio mio. È arrivato il momento che io ti faccia un dono. Perché non parliamo faccia a faccia come la gente normale? Tetti, insomma. Uffa. La pianti. Ascolta, figlio mio. È arrivato il momento che io ti faccia un dono. Chiudi la porta. No, è una... Ma insomma, non puoi stare al gioco. Una volta, per favore. Giusto una volta. Davvero non puoi stare al gioco. Una volta. Per favore. Figlio mio caro, per molti anni questo appartamento è stato la fortezza della barnitudine. Ma adesso è arrivato per me il momento di dartelo. Presto, questo appartamento diventerà la tua fortezza della solitudine. Barney, non vivrei in questa casa neanche se tu la pulissi da cima a fondo con detersivo, amoxicillina e acqua santa. E va bene. Però credo sia d'accordo anche tu che sarebbe una cosa fantastica vedere l'immagine del mio affare che fluttua nella stanza in stile Superman. Preparati! Ti avverto, fa freddino qui nella fortezza, quindi non far caso se un po'... Ehi, a casa... Ted, non scherzare. Ted, aprila. Oh, i muri si stringono. Oh, mi manca l'aria. Oh, mostro il mio affare. Con la webcam di... Di Superman. Oh.